Guarda che ci credo. Sono ancora un po' lunghe, aspetta un attimo. Guarda che sono un filo lunghe però. Adesso possiamo tirarle sotto. Robi, ce n'è una. Fermo Beppe, fermo! Fermo! Stanno portando sotto sponda. Una è già entrata, l'altra sta arrivando lì. Sì, che ce l'ho addosso lì. Si conclude qui questa puntata di Caccia e Dintorni in compagnia di Fabio e di Simon e anche con il Fido Drupi che ci ha accompagnato questa mattina, una puntata dedicata agli acquatici, alle anatre e in particolar modo qui sul fiume Po nel Vercellese. Allora Simon, non è stata una grande mattina di caccia, però abbiamo documentato un po' tutto quello che riguarda la preparazione di questa passione. Sì,
purtroppo sì, non abbiamo visto qualche animale e non siamo riusciti a fare nessun prelievo, ma questo non è, alcune volte non è fondamentale. Ci siamo resi conto di che cos'è la caccia sul fiume. Speriamo in giornate migliori, via. Sì, poi magari lasciamo i nostri amici di Caccia Dintorni al filmato amatoriale che hai girato, sì, tu nei giorni precedenti, e quindi vedremo anche degli abbattimenti. Sì. Fabio, la caccia è anche questo, tutto sommato, sì, tanta attesa, silenzio e poi per non prendere niente magari alla fine, o sì, poco. Sì, sì, può capitare anche questo, ma l'emozione è anche solo vederli gli animali. Secondo me il fatto di vederli, di cercare di attrarli nel nostro gioco, nel gioco, non so io, perché ne stanno arrivando tre, proprio in questo momento, eccoli qui sopra, stanno proprio arrivando. Basta. Ma porca di quella! Capita sempre così, che quando si esce dal capanno per ritirare il gioco, oppure per fare degli accorgimenti, o per cambiare le batterie dei mobili, cambiare si spengono, esatto. Sì, sì, insomma, fa parte anche così, questo, sì, del divertimento, della passione, insomma, lo mettiamo nel conto. Bene, a questo punto non mi rimane che ringraziare Simon e Fabio che questa mattina ci hanno ospitato nel loro appostamento temporaneo qui sul fiume Po, nel Vercellese, davanti a noi le bellissime colline del Monferrato. Sì. Questa è terra anche di vino, lo ricordiamo, sì, quindi via. Andremo adesso a scaldarci con un bel bicchiere di vino. Ma voglio ricordarvi che vi lasciamo alle immagini, come abbiamo detto poc'anzi, girate nei giorni scorsi da Simon e Fabio proprio in questo posto, quindi immagino che ci sia il modo anche per voi di vedere qualche abbattimento. Vi ricordo ancora che i filmati di Caccia Dintorni, compreso questo, li potete ritrovare poi caricati sul nostro sito internet www.cacciadintorni.it. Grazie a tutti, arrivederci alla prossima puntata. Un saluto. Ciao a tutti. Porta, Lupi, porta! Porta! Ehi! Dai, porta! Guarda che esce fuori quella lì! Porta! Porta, Lupi, portala! Porta! Porta! No, Lupi! Dai! Dai, Lupi! Bravo Drupi, bravo! Andiamo, andiamo! Bravo Drupi! Bravissimo! Bravo Drupi, bravo! Thank you.
No, tutti sulla stessa. Ale, bravo Buti, bravo. Dai qua, ehi, dai qui, bravo. Dai qua. Ale, Ale, Buti. Dai, dai, dai. Porta, 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 porta. Bravo Buti, bravo. Vieni, vieni Buti, vieni. Bravo Buti, bravo. Bravo Drupi, bravo! Bravo Drupi, bravo! Bravo Drupi, vieni! Bravissimo patato! Bravo Drupi! Dai, 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 bravo, molla, molla, bravissimo! Bravo Drupi, bravo! Porta! Porta Drupi, porta! Bravo Drupi, bravo! Bravo Drupi, porta! Porta! Bravissimo! Ale, porta! Porta Drupi, porta! 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 La prima scritta l'abbiamo fatta assieme? Sì, sì. No, no, ho fatto sì. Porta Drupi, porta, 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 porta Drupi, porta, bravo Drupi, bravo. Porta, bravo Drupi. Bravissimo, porta qua, bravo Drupi, bravo, bravissimo. Dov'è? Bravo Drupi! Dai qui la zavolina, dai qua! Bravissimo! Vado io via, eh!
Dai, dai! Bravo! Porta, Drupi, porta! Porta! Dai, dai, Drupi, bravissimo, bravissimo! Un saluto a tutti!